Proseguiamo il nostro viaggio all'interno del centro di restauro di Liponti. Non solo restauro, ma anche una mostra che è chiamata Frammenti, dove si vedono i metodi e le tecniche del restauro archeologico. Siamo ancora al restauro contemporaneo. Questi oggetti sono stati però integrati con un materiale diverso dalla cera, che è la polifilla o il gesso dentistico anche. Diciamo che ultimamente si preferiscono questi materiali per le integrazioni perché hanno una migliore resistenza e consentono degli spessori anche più sottili. Ne vediamo degli esempi con varie colorazioni e un esempio di un vaso, in questo caso della Grotta Verde di età preistorica, in cui si vede l'integrazione con la polifilla prima della colorazione, mentre negli altri si può vedere appunto la colorazione effettuata in maniera compatibile con il colore dell'oggetto. E qui inizia invece una breve storia della riproduzione di oggetti, quindi della realizzazione di copie. Il disco che vediamo a destra proviene da Olbia, è un oggetto estremamente interessante, è una matrice che riproduce un trionfo di due imperatori che sono stati identificati come Diocleziano e Massimiano e si data intorno al IV secolo d.C. Questo oggetto era verosimilmente allora una copia di un analogo disco in bronzo. Probabilmente ne è stata fatta una copia per riprodurne vari oggetti meno preziosi di quello in bronzo, ma che potessero essere distribuiti per ricordare un evento così importante. A fianco vediamo invece la copia moderna di quella matrice e così pure gli oggetti dietro sono delle matrici probabilmente per pane. Tutti questi oggetti provengono da Olbia. La riproduzione invece di beni archeologici in età moderna. Fino a un po' di tempo fa si facevano spesso copie dirette sugli oggetti, cioè con imprimiture a contatto con l'oggetto originale. Naturalmente l'oggetto, spesso anche superfici in pietra, veniva protetto in vario modo. Vediamo in questa sezione. In basso a destra vediamo il calco più antico, diciamo, che possediamo qui al centro. È una parte di un calco di gesso che riproduce dei graffiti che si trovano in fondo alla Grotta Verde di Alghero. Questo calco oggi è particolarmente prezioso perché i graffiti non risultano più accessibili. Ormai non si usa più il gesso perché è un materiale molto pesante, le imprimiture vengono fatte con vari materiali, gomma siliconica, in alcuni casi anche carta giapponese e poi i positivi sono fatti spesso con delle resine che vengono poi colorate per assomigliare all'originale. Vediamo ad esempio al centro la copia di un'iscrizione su una lastra di bronzo che è stata appunto dipinta in verde per ricordare il colore del bronzo ossidato. Le altre sono epigrafi in pietra oppure la decorazione a spirali del pilastro di una Domus de Janus vicino a Sassari, in località Oredda. Ancora calchi diretti, in questo caso non di superfici ma di oggetti, dalla ciotola a resti addirittura animali ad altri oggetti che vediamo. Particolarmente interessante la copia di un cane del Neolitico. Questo cane si trovava in una deposizione appunto di età neolitica a Recanati, è l'unico oggetto che non proviene dal territorio della Sardegna. E l'originale è conservato al Museo Archeologico di Ancona. A fianco,
la riproduzione del reperto più antico in questa mostra, che risale al ben 8 milioni di anni fa circa. Si tratta della copia di parte della breccia fossilifera che è stata ritrovata, scavata e studiata diversi anni fa a Fiume Santo. Anche questo ora non è più visibile, quindi è estremamente importante che siano stati fatti appunto i calchi di alcune porzioni come questo, perché ci permettono di vedere direttamente la conservazione di diverse parti di ossa di antilopi e giraffidi, che descrivono un ambiente evidentemente molto molto diverso da quello che abbiamo ora a Fiume Santo. Ancora vediamo riproduzioni di una mensola e un capitello che si trovano gli originali si trovano nella chiesa rispettivamente di Santa Maria di Betlem e del Duomo, e da ultimo il tronetto, conosciutissimo tronetto di Palmavera, il cui originale è al Museo Sanna. Questa è una riproduzione, come una riproduzione anche quella che si trova nella capanna delle riunioni di Palmavera. Una delle motivazioni per realizzare dei calchi di oggetti archeologici è proprio quella di poter preservare gli originali, ma di poter continuare a tenere in situ delle copie per mostrare al pubblico esattamente come era quell'ambiente. Un'altra motivazione per cui si realizzano copie di beni archeologici è una motivazione di tipo didattico. Può essere utile far vedere come si realizzavano gli oggetti in antichità, e quindi vediamo su quel primo blocco copie di oggetti nuragici riprodotti con la tecnica antica della fusione a cera persa, e così vediamo i due modelli, la navicella e la figura umana, realizzati in cera e modellati dal vero, senza contatto diretto. Questi modelli in cera venivano avvolti, ricoperti da argilla. E poi dentro il blocco di argilla viene fuso il bronzo, viene colato il bronzo fuso che scioglie la cera e dà la riproduzione dell'oggetto. Qui vediamo la navicella e il modello di nuraghe così come sono usciti da questa operazione, con evidentemente ancora la necessità di essere rifiniti, si vedono tutte le sbavature. Oppure, ancora per motivi didattici, la testa del guerriero di Monteprama, che è stata riprodotta dal vero e che veniva utilizzata durante l'esposizione delle statue di Monteprama quando sono state fatte visite per i non vedenti. Infine, poiché ormai per motivi di tutela e di salvaguardia degli originali non si fanno quasi più, se non in casi speciali e con autorizzazioni specifiche, delle copie prevedendo il contatto diretto con l'oggetto, nell'ultima sezione questi bronzetti che vediamo sono stati tutti realizzati mediante scansione con il laser scanner sull'oggetto originario e poi riprodotti direttamente con la stampante laser, quindi con una precisione estrema e senza alcun rischio di danno all'oggetto. E questo naturalmente è il futuro della riproduzione. Il centro di restauro di Lippunti è famoso anche perché sono transitati i giganti di Monteprama, per questo siete stati premiati. Sì, è cosa recentissima, infatti a febbraio la Soprintendenza Archeologia della Sardegna ha ricevuto un premio importante, il premio Innovazione 2015 per la pubblica amministrazione, proprio per la gestione del progetto di restauro di Monteprama. Il progetto, come è noto, è stato il progetto preliminare è stato
concepito, insomma, e portato avanti dalla allora soprintendenza di Sassari e Nuoro, in particolare del centro di restauro, e tutto il lavoro si è svolto al centro di restauro con la direzione proprio del centro. Naturalmente una collocazione come quella del centro di Lipunti, con i suoi spazi e le sue attrezzature, è stato fondamentale anche per la ditta di Roma che poi ha realizzato il restauro, perché ha consentito una gestione ottimale dei ben oltre 5.000 frammenti di pietra che poi hanno ricostruito le statue che tutti conoscono. A rifare il motto a un film davvero famoso è il caso di dire: Dinamo, provaci ancora. Questo è in sintesi il discorso che abbiamo affrontato con il coach della Dinamo Banco in Sardegna, Federico Pasquini. Con coach Federico Pasquini alla vigilia della partita che ci vedrà impegnati contro Caserta. È iniziato il mese di aprile ed è praticamente un mese per noi di finali. Sì, è un mese di finali, di parti importanti, dove vogliamo essere uniti e compatti per raggiungere i playoff. Faremo di tutto per provare a raggiungerli, affrontare una partita alla volta. Adesso dobbiamo pensare solo esclusivamente a Caserta, perché sarà un avversario molto ostico. Segnali di forte ripresa quelli dati nella gara persa purtroppo all'overtime a Trento, però a onor del vero vedere quello che poi ha fatto la squadra, che è riuscita a batterci in quell'overtime, insomma, c'è da ben sperare, significa che la Dinamo è ancora sul pezzo. Ma sì, siamo sul pezzo, ci teniamo molto, chiunque in quello spogliatoio ha voglia di finire bene e ha voglia comunque di provare a allungare la stagione il più possibile. Abbiamo fatto un grande sforzo a Trento, pensavamo di averla portata a casa, poi nei momenti finali ci è mancato qualcosa, però effettivamente è una partita che ci ha dato ancora più convinzione, ancora più garanzie su quello che stiamo facendo. È evidente che quello è già il passato, bisogna guardare a Caserta e ragionare sul fatto che dobbiamo fare una partita vera assolutamente domenica contro Caserta, perché è troppo importante. La cosa importante, ritengo anche, Federico, che è quella che noi continuiamo a pensare e parlare solo ed esclusivamente di Dinamo. Mi è piaciuto molto l'intermezzo di Rok Stipčević, che ha messo sul campo quello che è l'orgoglio di questo spogliatoio, l'orgoglio di questi ragazzi. Credo che sia la base molto importante a cui si può realmente ripartire per onorare, io ho detto anche in conferenza stampa, a questo scudetto. Ma sì, questi ragazzi ci tengono tanto, lo diciamo dal primo giorno che li abbiamo conosciuti, perché comunque nonostante le problematiche che abbiamo avuto sono state diverse, di diversa ragione, e tutti noi conosciamo cosa è successo. Devo dire che il gruppo è sempre stato molto unito, è sempre stato molto voglioso di migliorarsi nella quotidianità, sempre, non ho mai visto persone tirarsi indietro, questo sia nella gestione di Meo che di Marco, che poi adesso in questo finale di stagione mia, per cui che i ragazzi ci credano e ci tengano è fuori discussione, non ho niente da rimproverare da questo punto di vista. Penso che il risultato sia una cosa diversa rispetto a quello che è l'impegno ogni santo giorno, per cui andiamo avanti con l'impegno e cerchiamo di fare in modo che le prestazioni di buon livello portino anche i due punti. Non solo due punti, ma anche quella serenità ritrovata, diciamo noi, per quanto riguarda anche il discorso con le troppe pressioni esterne che praticamente non vanno mai toccato, e questo dobbiamo darvene atto, che però alla fine hanno messo in evidenza che tante volte è facile sorridere per le vittorie, un po' meno chiaramente per le sconfitte, però se si guardasse di più a quello che è il lavoro quotidiano, probabilmente talune esternazioni potevano essere, diciamo così, conservate. Ma sì, però alla fine penso che sia una cosa normale, perché comunque adesso il livello di Sassari è talmente alto per cui anche le aspettative vanno di pari passo, per cui nel momento che alzi 4 trofei in 2 anni e che ogni anno alzi l'asticella, è normale che poi alla fine il livello di richiesta sia
equiparabile a quella che è la capacità che abbiamo avuto noi negli ultimi anni di essere così forti, così competitivi. Il gruppo di tifosi in questo momento è estremamente legato a noi. Devo dire che quello che è successo nella partita casalinga contro il Capodorlando l'abbiamo tutti in testa, e quindi non c'è niente da dire. Da questo punto di vista siamo un blocco unico, abbiamo ripreso ad essere tutti nella stessa direzione, e questo sicuramente mi fa estremamente piacere sia per questo finale di stagione che per il futuro. Palla 2 alle 18:15 al Palazzerra di Migni, keep calm e forza Dinamo. Ciao Fede. Ciao a voi, grazie, buona giornata. Riparte il campionato di Serie D di calcio con la Torres impegnata domenica prossima alle ore 15 al Vannisanna con il Castiadas di Bernardo Mereu. Il tecnico Ogliastrino, arrivato nella panchina dei Sarabesi a metà dicembre, rilevando la squadra all'ultimo posto con soli 3 punti in classifica, è riuscito miracolosamente a rianimare Porco e compagni e riportarli a ridosso della zona tranquilla della graduatoria. Sarà dura quindi per i sassaresi riuscire a superare una squadra ben messa in campo che giocherà con il coltello tra i denti. Ma Marco Sanna, tecnico rossoblù, nelle ultime 3 settimane ha fatto svolgere un richiamo della preparazione, cercando così di ridare energie fresche ai propri ragazzi. Gli 11 che scenderanno in campo domani dovrebbero rappresentare la formazione migliore, con Fadda tra i pali, Caffiero e Raucci esterni difensivi, Biondi e Cosentino centrali, Masala e Casini i mediani davanti alla difesa, Lisai, Scotto e De Martis dietro l'unica punta Musto. All'appello mancheranno El Camac e Gagliardini, appiedati dal giudice sportivo. Obbligatorio vincere dunque per la Torre se vuole continuare a sperare di disputare i play-off che aprirebbero le porte ad un'eventuale promozione in Lega Pro. Maduliva vitz, a vitz, a vitz, cavum marolandop, cavum marolandop, maduliva vitz. Buongiorno amici, ben ritrovati all'era della pizza. Sabato, il nostro consueto appuntamento qui alla pizzeria di Lipunti. Da il nostro amico Matteo, che oggi vedo già bello indaffarato per preparare la sua pizza. Andiamo a vedere un attimino cosa ci prepara oggi. Eccoci qua. Ciao Matteo, buongiorno. Grazie. Ciao, 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 ciao. I nostri panetti sono pronti? Oggi abbiamo deciso di prepararvi un multifibra, quindi un impasto molto ricco di fibre, di crusca, di germe di grano. Non un impasto classico, ma è un impasto integrale, interamente integrale. Perfetto. Quindi più presenza di crusche, di fibre e di vitamine e di sali minerali per il nostro organismo. Una volta steso, con che cosa andremo a condirlo oggi? Facciamo una super pizza semplice, diciamo. La pizza conosciuta un po' da tutti, la capricciosa. Ah, in una tua rivisitazione personale oppure normale, tradizionale? Rivisitazione, possiamo dire che questo impasto, di solito la capricciosa è una pizza classica prodotta con farina 00. Noi la stiamo andando a produrre con una farina integrale, ricca di fibre, di germe e di tutte queste proprietà che in una pizza normale non troveresti. E li adagiamo sempre gli stessi ingredienti classici: lo champignon, un buon cotto, i capperi e le acciughe. Perfetto. Il sapore, un bel sapore. Stendiamo come al solito il nostro panetto. Esattamente, vediamo la presenza di crusca, è molto presente. Vedete proprio la pizza come risulta? Bella. Un impasto molto elastico. No, non è molto elastico. La presenza di glutine, diciamo che è un impasto forte, ma non elastico. Perché quando è elastico un impasto vuol dire che è ancora molto ricco di glutine. Il glutine è quello che non ci fa digerire bene. Ah, ecco, questa è un'altra notizia per i nostri ascoltatori. Quindi l'impasto non deve mai essere cingommoso, perché è un impasto che è andato troppo avanti con l'impastamento. Quindi questa accordatura del glutine sono cose già più complesse. Ecco, quindi chiariamo il concetto. Quando dicono che l'impasto è elastico al punto giusto, non è una bella cosa. Elastico al punto giusto, quando lo stiamo producendo deve essere un po' elastico, perché il glutine è proprio elasticità e plasticità della pasta. Ma non troppo. Non deve essere troppo.
perché okay. Sennò quella elasticità poi ce la troviamo nella masticazione, diventa cingomoso l'impasto. Okay? Ho capito, quindi oggi amici abbiamo scoperto un nuovo segreto. La nostra mozzarella, fior di latte, abbiamo già steso il pomodoro ed ora Matteo adagia gli altri ingredienti. Trifolati, di solito, al naturale non ci sono molto simpatici. Delle acciughe. Capperini. I capperi prima, ok. Capperi sotto sale, privati del sale, sotto l'acqua e poi adagiati sulla pizza. Che tipo di acciughe usi? Filetti di acciuga. Quelli normali, non alici. No, filetti di acciuga. Poverino, ormai queste acciughe ce le stiamo tutte mangiando, secondo me, ormai. Se ne trovano sempre meno. Un motivo in più per far lievitare il prezzo. No, i prezzi no, sono... Non il prezzo della tua pizza, ma il prezzo delle acciughe al lato dell'acquisto. Purtroppo ormai siamo troppo standardizzati sul mangiare e stiamo andando a consumare anche troppe cose ormai. Prendo un pezzo di carta, pulisco le mani. Bene, la nostra pizza è già preparata. Allora, ecco qua il buon Giovanni. Giovanni, ben trovato. Buongiorno. Devo farti una raccomandazione. Mi raccomando, quando prendi la pizza, perché poi questo signore a telecamere spente ti fa la solita ramanzina. Mi raccomando, non sporcare il bancone. Va bene, va bene. Ok, ci conto? Certamente. Va bene, andiamo a vedere se hai capito. Se hai capito. Se i clienti vengono qua, lo sai Giovanni che romanzine ne faccio tanto. Ecco qua. Ma perché loro le fanno a noi? Un'inquadratura prima di andare in forno. Ed eccola qua. La nostra capricciosa comincia a fare i capricci davanti alla fiamma. Posso dire una cosa? Come il forno? Perché anche il forno fa i capricci. Io. A volte sì, a volte sì. Eccoci qua, la nostra pizza esce in questo momento dal forno, una sventolata e come al solito. Notiamo che proprio le crusche si fanno vedere, che la pizza è proprio di un colore castano, bella, bella croccante anche. C'è un profumino d'acciughe che voi non immaginate nemmeno. Pasta. Le acciughette danno sempre quel tocco di sapore licchitto. Licchitto. Licchitto salatino che piace. E hanno un profumo eccezionale. Di vino con una capricciosa. Dici? E ce lo abbiamo? Abbiamo anche il vino volendo. Non manca niente qui all'era della pizza. Mi dispiace per voi, ma non sapete cosa vi perdete. La croccantezza di queste fibre, grazie. Giovanni, abbiamo previsto il nostro consueto tovagliolino per l'assaggio? Eccolo qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Mamma mia. Dammi, dammi. Aspetta, me lo mangio io. E dalla a me, ma dai, che tu sei sempre qua. No, 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 ma non ti preoccupare, tu sei sempre qua. Posso anche tenerlo. Sicuro? Non è un problema, prima salutiamo, sai che mangiamo tutto a telecamere spente. Bene, 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 cari amici, che dirvi? Io non so più cosa dire, perché qua ogni settimana è un sapore e un gusto diverso, è profumi diversi, qua si sta benissimo. Mi raccomando, venite a trovarli questi ragazzi perché meritano davvero, la pizza è ottima. L'era della pizza, via Vittorio Era a Lipunti. Ok? Ciao a tutti, buon fine settimana. E buon pranzo. E grazie di essere stati con noi. Buon pranzo. Maduli va viz, a viz, a viz, cavumaro langop, cavumaro langop.
L'Associazione Arte, Cultura e Società e il Centro d'Arte Ulisse presentano per gli interscambi culturali la mostra di pittura Odisseo dell'artista Liliana Cano, fino al 5 aprile presso la Galleria Incontri d'Arte in via Regina Margherita 91 a Cagliari. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.